ragazzi, come scrive, ritrovati nel mio canale. Sono qui oggi, signori, che è stranissimo non usare le mani, le armi, va bene. Siamo qui oggi di nuovo su Clash Royale, signori. Siamo trovati ieri con un nuovo video dove ho usato il mio deck con gli stregoni, che è veramente pazzesco. Ma oggi, ragazzi, oltre che avere gli stregoni nel deck, useremo anche una forza colossale che troverete nel titolo del video. Qui useremo, ragazzi, il golem di livello 4. Praticamente questo deck è formato da golem, poi abbiamo i goblin lancieri, lo stregone di ghiaccio, gli sgherri, il principe, l'og rider, la torre Tesla e lo stregone. Allora, questa qua ragazzi, secondo me è un deck quasi completo. L'elisir non troppo dispendioso, abbiamo una grande potenza d'attacco, la quale i principi, il principe, i due stregoni e i goblin lancieri, che possono funzionare molto bene anche la difesa. Per non parlare poi del fantasmagorico golem, che si può mettere in fondo mappa e far partire, oppure anche in determinate posizioni strategiche. Ad esempio, se butti giù una torre, raga, se siete in vantaggio di elisir, se mettete il golem al posto della torre, arriva sicuramente uno dei due obiettivi, almeno un colpo glielo tira, poi col supporto dietro comunque sia fa già il suo lavoro. Signori, mi raccomando, fatemi sapere con un bel like, un bel commento, se volete ogni giorno, come vedete da 3 giorni in questa parte, un episodio di Clash Royale. Arriviamo a 25.000, signori, e vi prometto che settimana prossima vi porterò un altro opening pack leggendario, anche perché siamo in Arena 7 e ci manca ancora il principe nero e la principessa, che ci fanno sicuramente molto comodo. Ieri, ragazzi, sono arrivato alla bellezza di 2258 trofei, ma stamattina, iniziando a giocare, sono sceso di quasi 200 trofei, anzi 200 quasi, appunto, sì. Io, raga, non so, adesso infatti sono in una feed di sconfitte micidiali, infatti non so quanto mi convenga registrare questo video, quindi probabilmente perderò anche malamente, però volevo farvi vedere una cosa, ragazzi, una vittoria che ho fatto oggi. Come vedete qua, ho fatto molto, cioè guardate stamattina, eh. Allora, stamattina, allora, questo è ieri sera prima di andare a letto, 5 partite di fila perse, poi stamattina mi sveglio, una sconfitta, poi questo mi sa che, ragazzi, qua ho fatto il macello. Andiamo a vedere qui, raga, perché sempre col deck del golem, che per me, raga, è fantastico. Allora, no, qua non so se c'avevo il golem. Aspetta, perché qua c'ho la ghiaccio, perché perdevo sempre. Sto cazzo, devo cambiare assolutamente. Quindi sì, ce l'ho il golem. Allora, qua attacco di barbari e drago. Perfetto, il drago, ovviamente. Io ho usato malissimo la gelo, raga. Io la gelo non la so utilizzare, perché era la prima partita che mi facevo con la gelo. Quindi diciamo che ero abbastanza svantaggiato. A me la Tesla, ragazzi, mi sa sul cazzo, ma mai quanto la torre bombardiera. Ora qua mi ha apprezzato la mongolfiera, che è, cioè, questo qua, raga, è come se Clash, cioè il gioco, quando fa il matchmaking, lui vede tutte le carte che c'hai tu, ti mette quelle che possono contrastarti, ok? In questo caso io, vedete, se mettete qua il golem, signori, fate una strage. Adesso mando un po' avanti, aspettate, per 4. Cioè, qua io avevo già vinto qua, raga, assolutamente sì, ancora prima del minuto quasi. Questa qua, ragazzi, è una vittoria, raga, che io ho fatto vedere anche con quelli del mio clan, perché veramente mi sono esaltato tantissimo. Questo stronzo se la credeva vinta, questo mi ha attaccato con Pekka. Guardate che mando un po' avanti, con Pekka e arcieri, che... Raga, allora, a me ci sono 3 tupe che mi stanno sul cazzo, ok, maggiormente, che sono i bombaroli, che voi non avete idea di che rottura di cazzo che sono, con le torri quelle fisse. Allora, qua lui era in vantaggio netto, io mi sono dovuto difendere con la Tesla, perché era abbastanza evidente il fatto che io fossi in svantaggio. E quindi adesso mi toccava ragionare su come comportarmi. Allora, lui, visto che ha messo la torre dell'Elisir, io ho dovuto assolutamente mettere il principe per attaccare una torre. Però ha tirato fuori il Pekka. È come se questo gioco qua, vedete che c'è la carta in basso a sinistra, no? Che è quello che ti viene avanti. Tipo, metta una carta per ostacolare quella lì. Cioè, sembra questo qua. Però fortunatamente sono riuscito con gli sgherri, raga, che gli sgherri non li cambierei per nulla al mondo. Qua, raga, c'è combinazione golem con principe, è una cosa favolosa. Cioè, infatti qua secondo me ha smesso anche di giocare lui. Sì, ha smesso di giocare. Però non era questa la partita che volevo far vedere. Forse questa qui, raga, sapete? No, è una cosa che vi voglio far vedere troppo, perché è troppo figa. Cioè, è pazzesca sta vittoria. Allora, Tesla, io solo Tesla. Ho piazzato il mio golem e lui c'ha il strattore dell'Elisir nella casetta. Ecco, vedete qua lì, mamma mia. Qua gli ho fatto un danno della Madonna, raga, con lo stregone. Però io là mi sono un attimo sguarnito. Però fidatevi, raga, che succede il macello dopo. Qua sono in vantaggio netto, perché c'è praticamente tutta la sua torre principale distrutta, che è più della metà. Qua gli ho fermato la sua orda di scheletrini. Qua il suo... Ho detto, vabbè, rinunciamo a una torre per andare ad attaccare. Però guardate qua, raga.
Cioè, lui era quasi certo di aver vinto. Era, è stato pazzesca questa vittoria. Infatti mi sono esaltato un casino. Però ragazzi, devo andare alle ciance a cianciare le bande. Andiamo subito a fare una partita. E pregate per me, perché signori, secondo me questo sarà il classico esempio di sconfitta. Sono contro Nesoul, livello 8, 2352 di torri. Io adesso sono già praticamente con delle belle delle belle carte iniziali. Lui mette la sua bella Tesla e per ostacolarla facciamo stregone che consuma poco e i goblin. Vai con lo stregone. Ecco, cazzo, mi sono comportato abbastanza male qua, perché io, allora raga, i goblin lancieri sono un diversivo. La devo smettere di lanciarli per, cioè, di difendermi da loro, perché comunque mi fanno pochissimo danno. Cioè, guardate, vedete i barbari? Adesso mi hanno fatto praticamente lo stesso danno da entrambe le parti. Adesso finalmente il gioco si è deciso di darmi la Tesla, visto che è molto importante. La piazzo qua al centro. Adesso il mio stregone farà un po' di danno al cannone principale, anche se servirà poco. Anzi, l'ha praticamente distrutto. Però signori, io una cosa che ancora non ho capito bene del golem è quando sfruttare il momento giusto per piazzarlo. Allora io adesso lo piazzo adesso qua in fondo. Abbiamo zero elisir, però ecco, vedete, questa è stata una gran bella inculata, perché quel mortaio di merda, io non so come comportarmi. Toglie un casino ed è un figlio di puttana. Madonna, se mi stanno sul cazzo quelli che usano queste cose qua. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, dovete morire male, merde. Perché loro non si vogliono avvicinare, capito? Intanto il mio coso è andato là, si è avvicinato molto. Però non ho lo stregone, quindi non posso fare nient'altro che... La cosa figa del golem è che, allora, consumano, cioè non fanno un cazzo di danno, quelli che lascia fuori. Però comunque tiene molto impegnato le truppe avversarie. Questa è una cosa molto positiva. Questa partita qua, ragazzi, non aspettatevi che io la vinca, perché sicuramente la perderò. Perché lui gioca col mortaio, la Tesla e il cannone. È già la terza volta che trovo un avversario del genere oggi. E purtroppo io non so come comportarmi con questi qua. Vedete? Perché è un figlio di puttana questo. Vai, metti la Tesla. No, mette... Madonna santa, mette... Vaffanculo! Merdone! Merdone di merda! Sei un bastardo! Dai, dai, dai! Perché lui così vince! Lui così vince, il merdone! Adesso ti vado a distruggere quella torre lì! Bastardo! Dai! Dai, dai, dai! Forza, forza! No, vabbè, ha messo la Tesla alla fine! Il rutto! Madonna santa! Raga, mi devo difendere adesso. Dobbiamo andare al sudden death. Devo puntare a quello. Porca puttana schifosa. Metti il golem. Metti il golem, metti il golem, metti il golem. Vaffanculo! Schifoso! Solo così sai vincere! Bastardo! Bastardo, bastardo! Ma vaffanculo, va! Te quel mortaio di merda! Quando uso io quella tattica lì, quando la uso io, sapete cosa fanno? Fanno la stessa identica cosa, solo che me li riescono sempre a buttare giù. Oh, è una cosa incredibile! Guardate, io l'avevo fatto il deck col mortaio. Adesso io provo a usare questo deck qua. Adesso provo a usarlo. Che aspetta, però, che livello ce l'ho? 7-6. Quanto ci vuole per migliorarli? Ci vogliono 3000, sti cazzi. Adesso, raga, io provo questo deck qua. Sono riuscito ad arrivare a... Sono riuscito a perdere 300 trofei, Cristo. Allora, mettiamo gli arcieri. Prima di tutto. Adesso vediamo la sua mossa. Mettiamo la torre bombardiera. Guarda, un altro! Oh, è una cosa impressionante, raga. È una cosa impressionante. Un altro ne ha messo. Però questo te lo distruggo subito, merdone. Tutte e due ti distruggo. Guarda lì. Infiniti! Quante elisir c'hai? Stronzo. Vaffanculo. Adesso col mio mago e il mortaio. Voglio vedere che cazzo fai. Merdone di sta minchia. Guarda, guarda, guarda se non mi devo innervosire. Guarda se non mi devo innervosire! Ogni volta che io ho una cazzo di carta, vedete che io non ho per contrastarlo. Non ce l'ho. È una cosa impressionante sto gioco. E adesso io non ho elisir e lui lo sta recuperando. Sì, complimenti, bravo. Hai vinto. Dai, mettila ancora. Guarda quanta roba c'ha. Adesso io faccio così. Dai, sputafuoco! Merda! Guarda te, è rimasto vivo! Una cosa impressionante, guarda! Una cosa impressionante! Ora ti fai dare nel culo! Merda! Guarda, 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 guarda! Guarda quante carte c'ha! Vai con la sfera infuocata, che gli fai un po' di danno. Che gli distruggi tutta la merda. Vai, 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 Gabbo! No, niente. Vai con lo stregone. Vai che li fermi. Ma lui adesso me ne piazza un altro.
faccio fatica. Poi di fianco mi piazza il coso. Guarda te, tutti che giocano con ste cazzo di truppe di merda! Fatevi darne il culo! Ma cioè, pensate se fosse, se mi deve battere con gli sgherri. Cioè, guarda! Boh, vai, almeno punto al pareggio. No, neanche quello. Cioè, vince all'ultimo secondo. Io non ci credo! Sei una merda! Sei una merda! Una merda sei! 40 trofei, oh! E sono tornato a 1.900. Ma pensa a te. Pensa a te. Ragazzi, fatemi sapere voi una tecnica giusta per utilizzare in questa arena di merda, perché non, veramente non capisco che per quale motivo io metto una carta e ovviamente successivamente l'avversario becca subito una carta per fermarmi. Una cosa impressionante. Poi sembra sempre che abbia l'elisir infinito mettendo certe determinate di carte. E io vi saluto e vi ringrazio, lasciate un mi piace, un commento, ci vediamo al prossimo video domani, forse alle 18 di nuovo con Clash Royale. Adesso proverò un altro deck, speriamo di arrivare il prima possibile in arena leggendaria. Bella. La la la.